Buongiorno a tutti, sono la Ia94, questo è il mio canale e oggi parleremo di un caso per la rubrica dedicata ai Royal Case. Allora, questo è un caso che in patria è molto molto noto e diciamo non ha mai incontrato molto favore sia per motivazioni politiche, etiche, morali, patriottiche e anche oggi non è che sia visto molto bene né in patria né all'estero. Probabilmente dovunque. I due personaggi coinvolti sono stati esecrati, odiati, detestati e diciamo che nel caso di uno si è attuata anche una piccola cancel culture prima che divenisse di moda e c'erano tutti i motivi per farlo. Quindi, oggi parleremo dell'incredibile ascesa quasi fiabesca, molto deprimente e quasi magica di Blanche Caroline Delacroix o la baronessa de Vaughan, l'ultima amante di Re Leopoldo II. Mentre parlerò di questo caso, capirete che all'epoca, ma anche oggi, fu molto criticato, fu deprecato e è un caso controverso. Mettiamola così, è un caso molto, molto controverso. Allora, inizio del secolo scorso, 1900. Bisogna sapere che Re Leopoldo II, di cui vi ho già parlato in un video precedente, su sua figlia Luisa, è sempre stato un uomo, diciamo, insopportabile. Al di là di quello che è accaduto in Congo, che è orrendo, sono modi tremendi da tiranno quasi, non da re, non da uomo per bene. Leopoldo era già noto all'estero e anche in Belgio come una persona insopportabile con cui pochissimo devono avere a che fare. Comunque, ormai allontanatosi dalla moglie Maria Henriette da Edasburgo Lorena Teschen, Leopoldo passava molto tempo a Parigi per incontrare delle signore, tra cui la famosa cortigiana Cléo de Merod. In quell'occasione, mentre si trovava al Metropole di Parigi, dove soggiornava abitualmente, vide una giovinetta e gli passò davanti quasi senza notarlo e le rimase molto colpito. Chi è la ragazza in questione? Beh, la ragazza, nota all'anagrafe come Caroline, aveva cambiato il suo nome in Blanche, Blanche Delacroix. Blanche è nata a Bucarest nel 1884, sì. È la tredicesima figlia di un inventore fallito che si era riciclato funzionario statale e quando suo padre, diciamo, è costretto a tornare in Francia perché l'azienda è chiuso, si porta dietro anche i 13 figli. Blanche, che è la più piccola, viene affidata momentaneamente alla sorella maggiore Anchelle. Anchelle ha 30 anni e si mantiene con il mestiere più vecchio del mondo. Esercita la prostituzione, ma è una cortigiana anche di un certo livello. È un amante ricco. Come è capitato a molte prostitute e cortigiane, Anchelle, al di là di tutto, è una donna molto rigida e molto devota che si preoccupa per la salvezza spirituale di sua sorella. Anchelle quindi scrive Blanche, è la prima a chiamarla così, dalle suore del Sacro Cuore, uno dei istituti più rigidi e inquadrati della Francia. Poi le mette al calcagno una governante e quando lei e il suo amante del momento sono inseguiti dai debiti, decide di portarla con sé in Argentina, Buenos Aires. È lì che cominciano a accadere alcune cose. Ossia, Anchelle ormai ha 30 anni, oddio mi sento vecchia, che per, diciamo, le cortigiane il non plus ultra. O si è trovato un amante disposto a mantenerti, o ci si sposa, o si sopravvive grazie ai figli, o se no, diciamo, da lì in poi è tutto in discesa. Tant'è che quando Anchelle arriva a Buenos Aires con l'amante e la sorellina, quella che attira l'attenzione non è più lei, ma appunto Blanche. Anchelle è folle di gelosia, ma non solo, perché ha capito che Blanche
può diventare una rivale temibile, più diciamo negli affari che negli affetti. E così una notte tenta di tagliarle i capelli. Non si sa quando accade questa vicenda, se la notte stessa dell'arrivo, se qualche giorno dopo, non si è capito perché la vita di Blanche ha molti, diciamo, punti neri. Blanche, quindi terrorizzata, si chiude in camera, aspetta che la sorella esca, fa le valigie, ruba i soldi alla sorella e si precipita al porto. Si imbarca e inventa una scusa perché comunque è minorenne, dice che deve correre in Francia dal padre malato che è in fin di vita e lei come figlia ha il dovere di correre e commuove il capitano che la fa imbarcare. Sulla nave conosce un certo Darrieux. Darrieux, diciamo, è un tenente cacciato dall'esercito francese con disonore per debiti di gioco. È giovane, non esattamente attraente, ma a Blanche piace. E i due cominciano una relazione. Arrivati a Parigi, diciamo, lei è costretta a mantenere entrambi con la prostituzione, mentre lui spende i soldi, diciamo alle corse dei cavalli o al tavolo. Di base l'idea sarebbe che lui dovrebbe sopravvivere con queste vincite, dovrebbe mantenere entrambi, ma non funziona, perché è anche sfortunato. Quindi Blanche, che ha appena 14-15 anni, comincia a mantenere l'amante, prostituendosi. Ed è così che incontra Leopoldo del Belgio. L'incontro viene arrangiato da Madame Molyneux. Madame Molyneux, la vedova di un gioielliere, ma diciamo che è anche la più famosa mezzana di Parigi, che si occupa di far incontrare i suoi prestigiosi clienti con ragazze compiacenti o anche con prostitute d'alto borgo. Quindi Blanche riceve un biglietto in cui viene invitata a recarsi in un luogo particolare che non è l'hotel, dove un uomo vuole conoscerla. È un po' titubante, ma accetta perché comunque quella è un'opportunità d'oro. Tanto per dire, Darrieux in quel momento non è con lei. Fosse rimasto, forse le cose sarebbero andate diversamente. Comunque, Blanche si reca all'incontro, converse un po' con Leopoldo, che non si è voluto far riconoscere, ma lei intuisce che qualcuno di importante, perché ci sono alcune guardie alle porte, il luogo sembra molto, come dire, altolocato, e a un certo punto, dopo aver mandato via le sue guardie del corpo, l'uomo le chiede: "Sai chi sono?" E lei ci pensa un po' e risponde: "Il re di Svezia", facendo capire che Blanche, diciamo, dell'alta società, delle monarchie, proprio del ignora tutto, non è una corticiana come Léon de Bougy, Carola Bellotero, Lina Cavalieri, no, lei è un livello un pochino più basso, molto più basso. Leopoldo, sentendo la risposta, scoppia a ridere, la corregge e i due diventano amanti. Tanto per dire, perché questo caso è controverso, abbiamo detto Blanche all'epoca aveva 16 anni, Leopoldo aveva passato i 60. Quindi, lei viene fornita di una bella fascia di banconote per, diciamo, rifarsi il guardaroba, e poi, esattamente pochi giorni dopo che Leopoldo è tornato a Bruxelles, Blanche lo raggiunge. Senza alcun rimpianto, perché comunque la vita con Darrieux è una cosa, la vita con il re del Belgio è un'altra. Re Leopoldo, infatti, è un uomo ricchissimo, perché ha attuato un piccolo stratagemma per il Belgio, ossia, il Belgio non appartiene al governo belga, come negli altri casi, ossia di Inghilterra, Francia, Spagna, Germania e anche la nostra Italia, dove c'era un ministero apposito per le colonie che venivano gestite dallo Stato che decideva come sfruttarle. No, non in Belgio. Il Belgio, inteso come governo, come parlamento, come nazione, non possedeva il Belgio, o meglio, non possedeva il Congo belga. Il Congo belga, una nazione grande 6 volte la Francia, apparteneva interamente, completamente, totalmente a Leopoldo. Di fatto Leopoldo era un re colonialista, un re che aveva, come
comprato il Belgio per sé, non l'aveva, diciamo, affidato al governo, non lo faceva gestire a qualcuno, lo gestiva lui come un privato cittadino, come una persona gestirebbe una seconda casa per le vacanze, diciamo un appartamento, così. Lui aveva deciso di sfruttare il Belgio, semplicemente prendendo tutto, se non impiantò, diciamo, fattorie, non impiantò scuole per l'istruzione, non impiantò nemmeno missioni. No, il suo scopo fu sfruttare il Belgio fino all'osso, senza doverne dare conto a nessuno, tanto che all'inizio del Novecento la sua amministrazione personale del Belgio era molto criticata, sia dall'estero che dai belgi stessi, che non avevano alcun vantaggio da questo immenso stato che pure era del loro sovrano. Arrivato al, diciamo, con Blanche, Leopoldo cominciò a sfruttare i soldi del Congo per lei. Le comprò diverse case in Costa Azzurra, le comprò una bellissima villa vicino all'Eken, e le cose non più acqua ai sudditi, perché invece di reinvestirli per il Belgio o anche per il Congo e per i coloni che vi andavano, li stavo utilizzando in maniera personale, ma non per, diciamo, per migliorare anche i suoi palazzi o per la famiglia reale, non li utilizzava per la sua amante. E questo all'epoca entrò critiche ferocissime. Sua moglie Maria Rietto, che viveva in esilio e semivolontario a Spa occupandosi di cavalli, nel 1901 fece una furibonda scenata al re, di cui si parlò a lungo a corte e anche in giro. Diciamo, la popolarità di Leopoldo, che non era mai stata alta né in patria né all'estero, con l'arrivo di Blanche crollò ancora di più. D'altronde, un uomo di 60 anni che ha una storia con una ragazzina di 16, già allora non va bene a livello morale, a livello etico, a livello anche legislativo. Ma che quest'uomo spenda i suoi soldi che dovrebbe dare alla nazione, o comunque lasciare sfruttare dalla nazione per se stesso, è ancora peggio. Naturalmente, quando seppe che le ville che aveva Blanche, appunto, venivano dai soldi del Congo. Blanche, dall'altra parte, si godette la situazione, veniva da una situazione molto difficile, insomma, 13 figli, un padre con pochi mezzi, nata all'estero, per lei essere l'amante del re era un sogno. La sua posizione fu presto nota anche in tutta Europa, perché in un'occasione Leopoldo la portò con sé alle terme, re Carol di Romania li vide e lo fece sapere a tutti, o comunque già si sapeva qualcosa. La Chiesa belga fu molto critica con il re per questa sua situazione immorale, con articoli di giornale, prediche dai pulpiti, ma niente. Nel 1902, quando morì Marie Henriette, il vescovo di Bruxelles chiese al re di regolarizzare la sua situazione. Disse una cosa, si voleva dire così: o la cacciate o la sposate. Nel frattempo, le figlie di Leopoldo, Luisa, Stefanie e Clementine, avevano scritto al Papa, e Papa Leone invitò, diciamo, Leopoldo a fare qualcosa, a regolarizzare una situazione che ormai era incontrollabile, anche perché Blanche ha avuto due bambini, quindi questi due bambini bisogna fare qualcosa. Leopoldo, che già aveva dotato Blanche del titolo di baronessa dei Vaughan, scandalizzando popolo, opinione pubblica e Parlamento, sembra che l'abbia sposata con nozze morganatiche. Ossia, quelle nozze per cui, diciamo, la sposa non ha diritto al titolo del marito, la prole è considerata legittima ma non eredita nulla, e che in questi casi, diciamo, un matrimonio tra persone disuguali. Di fatto regolarizza dal punto di vista religioso ma non da quello civile. Insomma, in corto. Leopoldo avrebbe anche voluto fornire i figli di alcuni titoli, ma non trovò nessun ministro disposto a firmare il decreto legge. Nessun ministro belga fece capire che avrebbe mai firmato perché i figli di Blanche e di Leopoldo potessero avere un titolo anche onorifico, anche finto, no, non li volevano. D'altronde ci sono anche diversi dubbi sulla paternità dei bambini, perché sembra che
Blanche si fosse fatta un amante, sembra che avesse rivisto Derrieux, perché comunque una ragazzina di 16 anni con un uomo di 60 anni, al di là del fatto che lei ne aveva bisogno, al di là del fatto che forse provava, diciamo, un'attrazione più per il titolo che per i soldi, che per lui in sé dopo un po' ha bisogno di qualcosa, comprensibilissimo. Quando Leopoldo fu vicino alla morte, diciamo che Blanche fu tenuta discretamente lontano, era sempre con lui al capezzale, ma ogni volta che trovava qualcuno di importante veniva fatta allontanare. In quell'occasione il re disse al suo confessore che voleva regolarizzare tutto, anche se a parer suo era già tutto regolato, il che forse fa pensare proprio a un matrimonio morganatico. Di sicuro Leopoldo, poco prima di morire, sposò Blanche in articulo mortis. Ossia, in articulo mortis è quando una persona in fin di vita, per un motivo o per un altro, decide di sposarsi. Di fatto è una cosa molto tardiva che serve per regolarizzare unioni molto lunghe, unioni che fino a quel momento si sono potute regolarizzare per legittimare i figli. All'epoca era molto comune. In quel momento arrivarono anche le figlie, Luisa, Stefania e Clementina, e diciamo che fu un piccolo tafferuglio, l'unico ammesso fino alla fine fu il principe Alberto, il nipote di Leopoldo, che poi sarebbe diventato re. Re Alberto del Belgio, il famoso re cavaliere. Diciamo che la situazione non fu facile. Blanche, appena morto Leopoldo, pur avendo una grande liquidità, fu attaccato direttamente dalle fighe, supportate sia dal nuovo re che dal Parlamento, le diedero battaglia. Leopoldo aveva ereditato dai genitori, o meglio dal padre Leopoldo I, la cifra di 15 milioni e lui 15 milioni li diede alle figlie. Peccato che il patrimonio personale fosse grande, dicono almeno il triplo, quando si parlava di cifre immense derivanti dal Congo. Tra l'altro, ha fatto in modo anche di legare questa eredità non tanto alle figlie o a Blanche, ma al governo belga a cui aveva ceduto il Congo nel suo ultimo testamento. Diciamo fu forse l'unico atto decente di una vita assolutamente tremenda. Blanche infatti riuscì a salvare parte del suo patrimonio che le fu in qualche modo tolto sia con le tasse, sia con sgarbi, sia con lunghe battaglie legali, ma le venne concesso di tenere due ville, una in Costa Azzurra e un'altra vicino a Laeken. Quella Laeken le fu tolta quasi subito perché venne, diciamo, cacciata dal Belgio. Blanche tornò in Costa Azzurra e ebbe un ritorno di fiamma con Econ Darrieux, che adottò i suoi figli, quindi facendo di nuovo sorgere i dubbi sulla paternità. Tra i due andò tutto bene per pochi anni, perché dopo ci fu un divorzio perché sembra che Darrieux avesse ricominciato a giocare, a spendere le cifre di sua moglie, la quale ci teneva il patrimonio. Blanche così scompare molto discretamente dalla storia. Ricca, tranquilla, diciamo single, vedova, divorziata, non si sa, e fece sensazione solamente quando nel 1914 il figlio Filippo morì a causa di una malattia. Il bambino era già nato con una piccola deformità alla mano, era stato molto fragile, quindi diciamo morì. Cosa interessante, quando si venne a sapere che appunto aveva una deformità alla mano, apparve una vignetta sul giornale di Bruxelles in cui si vedeva il re con il bambino in braccio e attorno a loro le immagini dei congolesi praticamente distrutti, mutilati, insomma tutto quello che si sapeva che Leopoldo permetteva di fare ai suoi uomini in Congo. E la scritta è là, la giustizia divina. Un po' cattiva, ma giusta. Giusta. Diciamo che questo è un caso particolare, insomma, un caso etico, perché un uomo di 60 anni con una ragazzina di 14, 16 è pedofilia oggi. Anche all'epoca trovo molte critiche sia nell'unità di Blanche, per il modo in cui lei accettava tutto quello che lui le passava, per il modo in cui lo sfruttamento del Congo divenne uno sfruttamento pro Blanche, il modo in cui Leopoldo si disinteressò del suo stato,
della famiglia, ma non di questa moglie bambina. Poi dubbi sulla paternità dei figli. Diciamo che se Blanche può essere dipinta anche come una specie di Lolita, non bisogna dimenticare che fu una vittima, come Maria Henriette, come Luisa, Stefania e Clementina, anche lei fu una vittima di Leopoldo, che è una vittima molto giovane, nonché una vittima che non aveva dei mezzi per difendersi, perché che alternative c'erano? O tornare sulla strada o rimanere con un uomo di 60 anni che però la manteneva. Non è una scusa, non è una giustificazione, ma tra le due cose, obiettivamente, venendo dal suo contesto, forse accettare di essere l'amante di un uomo così non dovette aprirlo, ma poi così tanto male. Penso che non ci sia altro da aggiungere, su Blanche non ci sono film, non mi risultano romanzi, proprio 00. Proprio per questo odio, questo anche un po' di vergogna. Su di lei però, come informazioni, l'ho trovata in Juliette Benzoni, Le Reine des Faubourg, meraviglioso, un po' datato, ma meraviglioso, e ovviamente Roberto Giardina, Complotto Reale. Direi che questo è tutto, non c'è altro da aggiungere. Avete opinioni, avete pareri, cosa pensate di questa vicenda? Scrivetemelo qui sotto nei commenti e au revoir, mes amis.